Giorgio, l'avevi detto che i playoff della Juve stavano definiti nel 2019. Pensavi che si vedessero con una vittoria? Io ci credevamo tutti per quello che abbiamo fatto tutto l'anno. Un gruppo straordinario. Una squadra che non ha mollato nemmeno un giorno durante gli allenamenti e anche la domenica, si è visto anche oggi come abbiamo affrontato la partita, e penso che per quello che abbiamo fatto durante i playoff penso che l'abbiamo meritato. Siamo contentissimi per la città, specialmente di Castellammare, per tutto quello che è successo, per la Ficcantieri, per tutte le persone che magari lavorano di meno, e noi siamo felicissimi di dare questa gioia a loro. Ma liberazione, voi sapete come la penso, io ho sempre pensato alla squadra, poi i gol si sbagliano, ho sbagliato uno nel primo tempo, l'importante è che non hanno condizionato la gara, e per fortuna alla fine è arrivato il 2-0, dove tutto l'Atletico Roma è normale, cercava il pareggio, era tutto avanti. Più volte durante l'anno, questa stagione ricorda il mix perfetto tra Brindisi e Catanzaro. È arrivata la Coppa Italia, è arrivata la promozione, il cerchio si è chiuso. Sì, ma per quello che ho detto prima, questa non è una squadra forte, ma era composta da uomini di valore. Penso che alla fine i valori vengono fuori e si è visto. Giorgio, hai parlato prima di Ficcantieri, di difficoltà della città, eccetera. Con questa promozione siete riusciti? Ma speriamo di dare una grossa mano. Noi abbiamo ricevuto tante lettere da bambini che parlavano del papà che non lavorava, del papà che aveva problemi, e ci hanno veramente toccato. Poi vedere gente a 60 anni che piange non è da poco. Siete arrivati quinti ai playoff, come avete eliminato le più forti della regione? Diciamo una soddisfazione per voi? Una soddisfazione doppia, perché è normale dopo che abbiamo eliminato il Benevento magari ci poteva stare un calo, dove magari potevamo pensare di sottovalutare l'Atletico Roma perché avevamo battuto la seconda in classifica. Questo non l'abbiamo fatto, abbiamo affrontato l'Atletico Roma in una maniera ed oggi l'abbiamo fatto diversamente. Penso che è stata questa la fortuna nostra e la vittoria meritata. Però l'andata non so se timorosi come hanno fatto. No, all'andata avevamo preparato proprio la partita così, aspettando lì a centrocampo e cercando di ripartire. Però come abbiamo fatto. Il campo sintetico. Sì, quello. L'ambiente, il tifo, Sì, quello. È vero che se fate il gol dopo 2 minuti magari. Può darsi che cambia la partita e magari. Certo. Però è andata così. Loro forse nel gioco sono stati più bravi di noi, perché se fai giocare due centrocampisti come Barone e Miglietta sono pericolosi. Oggi non hanno giocato tanto ed è stata questa la chiave forse della partita. Siete sembrati anche più brillanti fisicamente. Ma brillanti, oggi era dura. Dopo, infatti, dopo 10-15 minuti si sentiva il caldo, penso per tutti i 22 giocatori. Il mister ha avuto grosse parole di elogio, un po' per tutti, soprattutto per te. Tu che l'hai sempre agevolato, che sei stato fuori, che hai fatto storie, hai fatto crescere i giocatori più giovani. Ma è quello che deve fare una persona esperta come me, come Molinari, deve pensare alla squadra. Cioè che io faccio 20 gol, non raggiungo un obiettivo, ho fallito. Invece ci sono stati altri compagni che hanno segnato, che sono entrati, si sono fatti trovare pronti, come per esempio Tarantino, dove ha battuto il rigore a Benevento e si è fatto qualificare. Dobbiamo leggere tutta la squadra, non solo Corona, non solo Braia, perché questa è la vittoria di tutto il gruppo e di tutta Castellammare. Permettetemi di dedicare questa vittoria, questa Serie B, oltre alla gente di Castellammare, a mia moglie, perché 2 giorni fa ha perso il nonno e purtroppo non sono stato vicino a lei. Questo ragazzo, questo Raimondi, sembra un giocatore di prospettiva molto interessante. Sì, la fortuna nostra è che in squadra nostra ci sono giovani forti. Come Raimondi, come vedi Davì, che domenica ha giocato titolare, ma ce ne sono altri. Il mister ha visto che
è da un mese che sta benissimo, l'avevo già fatto giocare. Cioè pensi che possono essere confermati anche per un campionato come la Serie B? Ma il mister ha sempre detto che sono giocatori di qualità, io sono d'accordo, possono fare la Serie B tranquillamente, è normale, devi fare tanti sacrifici per giocare in categorie diverse, perché se ci sono le categorie vuol dire che li devi affrontare diversamente. Complimenti. Mi sentite un po' veicolo Ma penso di sì, noi abbiamo giocato per noi, per Castellammare, per tutte, come ti ho detto prima, tutte quelle persone che purtroppo a sud è un problema lavorare. Speriamo che con questa Serie B la gente ne guadagni parecchio. Posto? Per il futuro? Sì, sono io pronto, posso rispondere? Se siete il 20, il 21. Allora, siamo in compagnia di Morris Molinari, possiamo dire il bomber della US Army nei playoff. Due gol su tre sono i suoi. No, il bomber è Giorgio, io cerco di fare al meglio la fase difensiva, adesso in questi playoff ho tirato fuori dal cilindro un paio di gol, però la vittoria è di tutto il gruppo, di tutta la squadra. Ricordiamo sul primo gol un video di tua figlia su Facebook, adesso che cos'è che ti ha portato forte, qual è stato il tuo talismano? Sempre lei mi manda sempre i video, e lei e mia moglie Alessia che mi sostengono sempre. Ricordiamo, insieme a Scognamiglio, tu sei uno di quelli che ha avuto più promozioni, questa è la terza, giusto? Sì, la terza, una Frosinone, una Gallipoli e questa. Vabbè, grazie. Allora, con la promozione di oggi possiamo dire una piccola rivincita di Roberta Modio, che ricordiamo al primo anno la retrocessione in C2, poi due anni al vertice con la promozione in Serie B. Ma io penso che rivincite ce ne sono poche, ecco, io sono stabiese, quindi ho sempre avuto la Juve Stabia nel cuore. Nel calcio si può far bene come si può far male. Quando si trova la compattezza di un ambiente, la compattezza si riesce a lavorare con tranquillità, sposando tutti quanti lo stesso progetto, si possono ricevere dei risultati. Per me non è il primo campionato che vado a vincere, certo vincerlo a Castellammare e andare in una categoria importante come la Serie B, che mancava tantissimi anni, mi fa grande onore, ma deve fare onore a tutta Castellammare, perché questa è una società composta da stabiesi, dal massaggiatore ad andare a magazziniere all'ultimo dirigente, sono tutti stabiesi, quindi significa che anche noi stabiesi possiamo fare il calcio e possiamo dare soddisfazione, non c'è bisogno di affezionarsi sempre a persone che magari vengono da fuori e si vendono bene. Noi la Juve Stabia ce l'abbiamo nel cuore, quindi penso che questo è un successo di tutta Castellammare e in questo momento qua dobbiamo solo godercela e poi ci sarà tempo per sederci. Quali sono le emozioni che ha provato al triplice fischio? Lei da giocatore in passato ha sfiorato la promozione? Ma tantissime, ripeto, quello che contava è che proprio in queste partite dove noi avevamo vissuto sulla nostra pelle personalmente quello che era la vigilia delle partite, cercare di far stare un gruppo sereno senza creargli tutte quelle tensioni, noi ci siamo riusciti e i ragazzi hanno espresso il massimo che potevano dare, poi i risultati in campo è fatto sempre di episodi. In questa volta, ancora una volta, la Juve Stabia ha fatto una partita maiuscola, perché penso che la CISC non ha fatto la sua onesta partita, ma non ha niente da recriminare, perché ha trovato degli avversari determinati, forti, che abbiamo sfruttato in qualsiasi momento quello che ci hanno concesso. Grazie Roberto. Di queste dimensioni? No, assolutamente. Siamo partiti per fare un campionato così tranquillo, però poi strada facendo ci ha resi conto del valore del gruppo, della squadra. Il valore dell'allenatore lo conoscevamo, però non conoscevamo a fondo il valore del gruppo, dei giocatori, e alla lunga si sono rivelati dei giocatori sicuramente importanti che hanno meritato questa promozione, che noi tutti, io personalmente, la dedico alla città, a Castellammare tutta. Salvatore, diciamo, la svolta quando si è verificata?
Ma la svolta, ma tutte le partite sono state, diciamo, abbiamo fatto una rincorsa incredibile. Io credo quando vincemmo in casa quasi scorrotto, quello è stato un po' la svolta che ci ha dato là questa cavalcata, ecco, finale che poi ci ha permesso di approdare in Serie B. Si può dire che Simone Colombi è stato uno dei giocatori che magari è stato determinante per il ruolo che copre? Ma sicuramente, ma noi conoscevamo il valore di Simone e sapevamo le qualità sue, le conoscevamo sia umane che le qualità così da tecniche. Questo è un ragazzo che sicuramente ci di qualche anno starà in Serie A. Noi faremo l'impossibile, io farò l'impossibile per trattenere la Castella Mare. Una squadra da migliorare con qualche elemento, ma è una squadra che anche in Serie B si farà valere con 3 o 4 innesti importanti. Ma vedi, questa squadra ha una base sicuramente, questo è un gruppo straordinario e io credo che tutti meritano la riconferma. Ok, grazie. Sul gol del 2-0 l'abbiamo visto esultare come ai tempi di Juve Stabia Napoli, evidentemente la tensione era la stessa. Ma la tensione era altissima, era un traguardo che noi volevamo a tutti i costi, ma lo volevamo a tutti i costi per dedicare alla città, a Castellammare, che Castellammare ne ha bisogno, ecco, di questa gioia. Troppi problemi, troppa preoccupazione a questa città e gli abbiamo regalato un sogno che ha dell'incredibile. La Juve ha dimostrato quest'anno che con i giovani scelti al punto giusto si possono fare anche questi salti di categoria. Ma sicuramente, siamo partiti a affari spenti, però noi conoscevamo il valore dell'allenatore, conoscevamo il valore dei giocatori che avevamo preso, però non pensavamo assolutamente di poter finire in questa maniera. Io ancora non ci credo, ancora sono così, frastornato, ecco.